Iniziamo subito la dieta col menù di oggi. Colazione. Ecco, latte, caffè, una premuta di arancia, una fetta biscottata con della marmellata. Lo spuntino. Mangiato uno yogurt parzialmente scremato e 20 g di biscotti integrali. Pranzo l'ho invertito con la cena perché preferisco i carboidrati a pranzo. 70 g di risotto. Seguite la ricetta per questo risotto alla curcuma e zucca. E delle zucchine arrostite le ho fatte al forno, più una frutta, un frutto. Poi una tazza di tè con un biscotto come spuntino del pomeriggio. E per cena petto di pollo con pomodori e la frutta. Questi sono i valori nutrizionali, come vedete, è una dieta da almeno questa giornata da 1220 calorie. La fibra possiamo aumentarla con un po' di verdure in più. Colesterolo è ottimo perché deve essere meno di 300 mg al giorno, perfetto. Come vitamine e sali minerali anche siamo abbastanza bene. Pensate che questa è bilanciata. E con la dieta bilanciata non rischiamo carenze, ma dobbiamo mangiare tutto. Ecco, cominciamo subito la mia mattina con un bel caffè. Io l'ho zuccherato con la stevia, che è un dolcificante naturale, vi permette di non aggiungere calorie. Ho iniziato a usare questo latte scremato, usavo il parzialmente, sono passata al latte totalmente scremato. Ora premo tre arance, così berrò succo di arancia e un puro succo pieno pieno di vitamine. Ho pesato 10 grammi di marmellata per capire quanti sono 10 grammi, intorno a un cucchiaino abbondante. Sono stata precisa. E poi, poiché non ho le fette biscottate, le ho fatte io. Qua mi raccomando, vi ricordo di bere sempre uno o due bicchieri di acqua prima dei pasti principali, non lo dimenticate. Io a volte lo scordo. Ecco, ho pesato questa fetta di pane integrale. Pensate che era 44 grammi e tostata è diventata 24, piena d'acqua. E ho spalmato la marmellata. Sbagliato, qua è scritto a domani, ma in realtà. Adesso siamo allo spuntino della mattina. Ho mandato uno yogurt magro. Ho dimenticato i biscotti, ma potete mangiare anche il biscotto integrale. Questo è il pranzo, il risotto alla curcuma di cui vi ho fatto anche il video, la video ricetta su YouTube. Ecco, abbinato delle zucchine cotte al forno e una pera. Questo è il pomeriggio, la mia tazza di tè col biscotto integrale. Se volete zuccherate anche il tè con la stevia. E cos'è la cena? Pomodori, petto di pollo e mela. Ricordate che potete aggiungere un cucchiaio di olio extravergine di oliva a cena e uno a pranzo, quindi due cucchiai di olio extravergine di oliva al giorno. Com'è andata? Io un po' di fame ce l'ho. A domani!